Abbiamo una diminuzione del 12% per quanto riguarda il volume delle esportazioni, meno 5% per quanto riguarda il valore, ma non deve essere un punto di arrivo ma un punto di partenza per riflettere su ciò che dobbiamo fare come sistema paese per accompagnare in modo più significativo le nostre imprese sui mercati esteri, partendo da quelle che sono un'innovazione in termini tecnologici sulle infrastrutture immateriali e contestualmente anche le infrastrutture materiali, quindi con l'importanza di realizzare in tempi brevi una rete ferroviaria in alta velocità per quanto riguarda il trasporto merci, ma a sua volta collegata con gli snodi aeroportuali. Poter portare il nostro prodotto in giro per il mondo diventa e farà e creerà le condizioni per essere ancora più presenti sui mercati, ma soprattutto creando sviluppo, crescita, occupazione e possibilità di crescita per quanto riguarda il settore agricolo, industriale e cooperativistico. Ma soprattutto il tema, se affrontato con sufficienza a livello europeo legato alla Brexit, può causare danni enormi al comparto agricolo e agroalimentare italiano. Il tema dei possibili dazi in termini di penalizzazione sulle esportazioni in Inghilterra può vedere sicuramente un indebolimento di quello che è la presenza del vero prodotto agroalimentare italiano in quel paese, ma soprattutto favorire l'importazione di paesi extra UE, come purtroppo abbiamo già visto anche a causa dell'embargo russo, favorire proprio la presenza di questi prodotti in quei mercati che storicamente sono mercati che apprezzano l'agroalimentare italiano.